Ciao a tutti, che cosa ho qua tra i capelli? Mi sono appena alzata. Benvenuti in un nuovo video, sto registrando con il tablet nuovo, non lo so, mi vedo un po' strana. Luce a parte, dopo non riesco a capire se ho la roba veramente nei capelli o se è lo schermo, la schermata. Comunque, veniamo a noi. Volevo fare il video sui prodotti terminati di marzo perché ne ho finito una caterma, quindi cercherò di essere abbastanza veloce per non stare qua a parlare 6 ore. Iniziamo subito con i prodotti viso. Ho finito il cleansing water alla calendula di Neogen. L'avevo presa su, io adesso non so dove guardare, dove la telecamera prende perché è nuovo, nuovo, nuovo. Devo ancora capire come si utilizza, quindi portate pazienza. L'avevo preso su Nuvole Blu, se non sbaglio. Mi ha fatto arrabbiare tantissimo il fatto che io l'ho pagato 1,50 euro di questa mini cosa e dietro c'è scritto not for sale, quindi vietato alla vendita. Infatti da lei comunque non ordino più, ho avuto un diverbio con il servizio clienti, diciamo, quindi ho smesso di ordinare, cioè ho messo proprio una croce sopra e dopo aver visto questo ancora peggio. Comunque, non mi è piaciuto di per sé perché non l'ho capito. Qua diceva che andava sciacquata, in teoria, ma non ho capito perché era liquido, sembrava tipo un tonico. Quindi io lo passavo sul dischetto e vi dirò che alla fine a volte la risciacquavo, a volte no, perché non so cosa diavolo fosse, a dirvi la verità. Quindi non mi è piaciuta per niente e non ho neanche capito cosa cavolo facesse. Poi ho finito varie maschere. Allora, questa qui di Balea Vital Touch Mask, maschera viso in tessuto per pelli mature con olio di argan, acido ialuronico e provitamina B5. Mi è piaciuta tantissimo, lasciava una pelle super 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 compatta. Di primer che è 90 centesimi, ho finito la maschera idratante alla rosa. A me di primer che non piace il tessuto, secondo me è un tessuto tanto tanto economico, non arriva a coprire tutto il viso e il liquido all'interno c'è, ma si assorbe subito, non so come mai. Fria trattamento viso maschera elasticizzante. Ragazze, vi prego, quando vedete che compro una cavolata del genere, ditemelo perché uno schifo compagno mai visto. Hydrogel Mask di Sien che mi ha regalato questa Serena. Mi è piaciuta tanto, 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 veramente. Poi ho finito la maschera di Balea, questa qua ai frutti rossi, buona. Dopo ho finito la maschera di Sien Black Mask Peel Off. Mi è piaciuta tanto perché, ragazzi, si assorbiva subito e veniva via bene. A differenza di tante altre maschere, scusate, come sempre mi cade la roba. A differenza di tante altre maschere peel off che ci vuole una vita a seccarsi e poi non viene via in maniera omogenea, quella lì si seccava subito entro un quarto d'ora, 20 minuti e veniva via tutta, non rimaneva a chiazze, quindi buona, buona, buona. Ho finito la Blemish Clearing di Avon, ce l'avevo aperta da una vita perché era una maschera notturna. Peel off l'ho odiata, l'ho finita proprio per disdegno perché infatti ce l'avevo lì da un sacco, non mi piaceva, questa ci voleva una vita a tirarla via. Un'altra maschera di Primark con coenzima Q10, come l'altra sostanzialmente, uguale, stessa cosa. Di Zao Rose and Collagen Clarify Bubble Face Mask, mi è piaciuta tantissimo per il profumo, ma ragazzi, per questo effetto bulle, bella, 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 bella. Skin Station, ho scoperto che Acti Mask e Skin Station sono fatte nello stesso posto, quindi presumo che la casa madre, diciamo, sia la stessa. Ho finito maschera in idrogel alla bava di lumaca, purificante e detossinante, a me comunque piacciono. Avif Biocell Face Mask, presa su Privalia, adoro. Ozzo Black Space, questa maschera dove qua c'era il siero da premere all'interno, da mescolare e poi da mettere la maschera. Carina, niente di che, nel senso che non mi ha fatto un effetto wow, però carina, insomma, non penso di ricomprare questo genere, vorrei provarne altre di Ozzo, ma quella lì non è che mi ha fatto entusiasmare. Secret Nature, sempre sul Privalia alla rosa, l'avevo presa perché l'avevo vista da Caterina, il canale Witch Pozioni di Bellezza.
E non male, anche se a me la profumazione alla rosa piace proprio quella forte, invece questa qua è più delicata. Poi di L'Eau Crème ho finito la maschera argilla gialla e peonia bianca, buona. Ho finito di Mask Book Stickers Mask al cetriolo. Sapete che a me queste maschere al cetriolo non mi stanno piacendo, già ve l'avevo detto, ne ho un sacco da finire e insomma le trovo un po' inutili. L'Eau Crème, maschera viso detox, pelle grassa e impura, queste sono fantastiche, costano poco, valide. Acti Mask, appunto come vi dicevo, purificante alla bava di lumaca, cioè ragazze, vedete? Hydrogel Mask, cambia il pack, e concordo. Però qua dice, prodotto per Eurocirel, Viale Europa, Cusago, Milano, prodotto per Eurocirel, Viale Europa, Cusago, Milano. Gli ingredienti sono praticamente gli stessi, sto guardando, sì, uguali. Quindi abbiamo scoperto che ActiMask e Skin Station sono la stessa roba. Non so se hanno prezzi diversi, comunque ragazze sono uguali. Ho usato la combo di Balea, la vitamina C, ho usato lo scrub e la maschera. Ragazze, è stato amore a prima vista, adesso l'altra me la sto tenendo perché purtroppo al DM non ci si può andare, quindi la sto tenendo finché non si può ritornare, non ci si può muovere meglio per andare a fare scorta. Buono, 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 sia lo scrub è caramelloso, dolcino, però funziona proprio, pulisce bene, sia la maschera mi è piaciuta tantissimo. Balea Hydrogel Geschicht Mask, maschera rassodante con polvere di diamante, acido ialuronico. Il tessuto non si appiccicava tanto, si muoveva. Non è che ha fatto così, chissà che. Così come Lua, la maschera anti-imperfezione, pensavo meglio, cioè non mi ha fatto dire wow. Ho finito i cerotti per i punti neri, questi presi su Privalia, senza arte né parte, dai, funzionano abbastanza. Ho finito questo campioncino di Shiseido che avevo trovato dentro un pacco buonissimo, io amo Shiseido veramente. Questa è una crema ricca antirughe levigante, la mettevo di notte, buonissima. Nonostante tutto non mi svegliavo col viso unto la mattina. Mi è piaciuta da morire. Ho finito proteine del grano di Farmacia Vernile, con questa io mi faccio le maschere per i capelli. Poi ho finito anche la fialetta anticaduta di Vrochet, puzza da pipì di criceto, speriamo almeno faccia qualcosa. Biolis Natur, ho finito la crema ananas e cocco, crema corpo nutriente, 98% di ingredienti naturali. Questa qua, ragazze, non so se vi ricordate, l'avevo presa anche al lime. La profumazione è buonissima, sa proprio tantissimo da ananas e cocco, fantastica. Top, veramente. Buona, buona, buona. Ma secondo me è una crema che lascia scia bianca, quindi la profumazione è più estiva, ma la crema è molto consistente da massaggiare tanto, quindi appunto è più invernale. Adesso andando avanti col caldo, secondo me non è adatta. Tuva Siberica, ho finito il body scrub al miele. Mi è piaciuto questo, anche se non è la tipologia di scrub che a me piace, quello bello che vi scartavetra la pelle, che vi tira via la pelle, però la profumazione di miele è fantastico, il suo lavoro lo fa. Comunque, l'ho preso su Privalia. Poi ho finito le Vette strisce depilatorie Easy Gel Wax, sapete che sono le mie preferite. Ho finito della Fresh and Clean il sapone per le mani, gel di frutta, ananas e cocco. Non riesco a trovarlo, ragazzi, anche se vorrei comprarlo perché l'INCE è un po' quello che è, anzi, abbastanza pessimo per caldi sodio, umidità, tretinolamine, che non va per niente bene il tretinolamine. Poi ha il metilisiotiazolinone, che anche questi ve lo raccomando. Però ragazzi, sapete che ogni tanto anch'io comunque chiudo un occhio. E la profumazione veramente è buona, buona, sa proprio da estate. Ho finito le salviette struccanti di Ecos. Struccanti è un parolone. Ho finito le salviette struccanti di fior di magnolia all'acqua micellare. Queste rispetto a quelle blu struccano meno, la profumazione è migliore, più buona, anche il tessuto è più morbido, ma struccano molto meno. Ho finito poi questi profumatori deodoranti in gel per piccoli ambienti, fiori bianchi, non li ho finiti, in verità li ho attaccati nell'armadietto del lavoro e fanno abbastanza profumo. Idem per questi qua alla lavanda e rosmarino.
Poi ho finito la crema Baby Love del DM per cambio pannolino, io la metto dopo la ceretta, è una pasta protettiva con calendula, estratto di salvia e ossido di zinco, la amo veramente, infatti spesso la ricompro. Ho finito il gel doccia al bouquet di mimosa di Nat Essence, comprato sul Bio Vegan Shop, la profumazione è buona, sa veramente da mimosa, lasciava la pelle molto morbida. Sì, molto, molto floreale, molto primaverile, però secondo me non lavava, non lavava a sufficienza. Ho finito il bio shampoo della Saponare, i semi di limo, no, extravergine. Ragazzi, questi campioncini qua, così piccoli, 30 ml per i miei capelli, faccio qualcosa, ma non vi posso dire per certo se è buono o non è buono, quindi insomma si sì, ha lavato, ma non so a lungo andare, ecco. Ho finito questo dentifricio qua dell'Angelica, eucalipto e menta, a me è piaciuto, secondo me lava bene, lascia l'alito profumato. Ho finito la combo Garnier Ultra Dolce, shampoo e balsamo. Non li ho finiti insieme perché ovviamente prima finisco lo shampoo e lo balsamo, il balsamo poi dopo. Ne ho un altro. La profumazione è buona, capelli disidratati, però ragazzi, secondo me alla fine adatti forse in estate per un lavaggio frequente dei capelli, ma tutto sommato non poi così tanto idratanti, eh. Cioè, sul mio tipo di capello riccio non lasciava per niente idratato. Dava un effetto idratante subito, ma dopo col lungo andare il capello era secco. Infatti adesso io non so, è un periodo con i capelli secchissimi, non so più cosa farci e fatalità ho finito questo qua e non mi ha fatto niente. Foxy Cotton, ho finito le salviette, buone, morbide. E collutorio da Equilibra, lo amo ed è senza zucchero, fantastico. Ho finito la schiuma da barba di Balea, questo qua me l'aveva regalata Ombretta. E la Cocamide Mipa, che dovrebbe essere un pallino giallo, se non sbaglio, rispetto a Cocamide Dea, Mea e Tea, è meno dannoso. Per l'uomo, però, il trietanolamine l'ho utilizzata perché, ragazzi, la profumazione è ottima. Era un gel che proprio radeva benissimo, benissimo, non faceva irritazione né niente. E mi è piaciuta comunque, mi è piaciuta. E sono andata però a recuperare una schiuma da barba senza trietanolamine. Comunque, ragazzi, se voi non siete fissate con l'INCI, comunque usatela perché le schiume da barba di Balea sono buonissime. Io ne sento sempre parlare benissimo e vi confermo che effettivamente non mi ha lasciato irritazioni neanche nella zona tipo inguine, eccetera, eccetera. Quindi il suo lavoro lo fa molto bene. Ho finito l'integratore integratore capelli unghie di Erba Mea. Sapete che acquisto tanto l'integratore ultimamente su Erbolario. Ho finito poi lo shampoo Tiki Tahiti al profumo appunto di Monoi. Buonissimo, ragazze, super profumato. Veramente ho scoperto una cosa Monoi che mi piace ed è lo shampoo. Carta igienica del DM, umida, ottima, la amo. Salviette struccanti Uovis. Il trucco waterproof non lo tira via, però per il resto lo strucca abbastanza. Salviette di Esselunga, le amo, buonissime come profumazione, come tessuto. Non lo so se stanno trapanando, probabilmente portate pazienza, ma mi sono svegliata così io, quindi non ho dormito poco o niente. Salviette igienizzanti Ace, buonissime, le sto amando. Ho finito poi gli assorbenti Pur Sensitive Ultranotte Flusso Abbondante di Nuvenia, è amore puro, e i miei soliti assorbenti Lines Idea. Ho usato questo Mangiadori di White Castle, io pensavo fosse profumato, in verità no, e dentro ce n'era uno solo, quindi non andrò a ricomprarlo. Salvitte Fria antiodore, a me piacciono sempre tanto. Il mio compagno, poi anch'io insieme abbiamo finito Neutromed detergente intimo micellare, azione, questo è attivo formel, ma l'ho utilizzato anch'io ed è buonissimo e poi costa veramente poco. Sapone liquido alla propoli di Anthos è top, noi lo utilizziamo per viso, mani, intimo, doccia, è fantastico. Io lo compro spesso quando si poteva andare in ferie perché con questo facevamo tutto. E il mio compagno si lavava anche i capelli, è un antibatterico fantastico. Ho finito il detergente intimo di Govi. Govi è di Michelle Hunziker. Qua c'è un po' di acqua se non sbaglio. Non so se è intimo o se è acqua, comunque adesso lo metto lì a finire.
fresco da tenere non tanto sulla postazione bidet, ma secondo me sulla postazione doccia, perché andando avanti col caldo questo è un po' leggerino, però il suo lo fa. Shampoo anticaduta, la provetta di Equilibra, come l'altro, non so dirvi se è buono o no. Io e il mio compagno abbiamo finito questo insieme, l'altro da sola. Il sapone mani purificante con estratto di tè verde e tea tree oil del Eurospin, buonissimo, infatti ne abbiamo già un altro in utilizzo. Ho finito il sapone mani della Sien, edizione New York. A me questo non è piaciuto perché certificato Ecolabel, la profumazione è buona, anche il pack è carino di New York, mi piace tanto. Però secondo me non lavava bene, era troppo geloso e quindi non faceva schiuma ma andava un po' sprecato. Winter Shampoo di Balea nel calendario dell'avvento, mi è piaciuto, devo dire che lavava abbastanza bene, però siamo sempre lì ragazzi, campioncini piccoli, come si fa a capire? Bottega Verde, gel scrub detergente, pompelmo rosa, l'ho amato, veramente buonissimo, valuto il full size. Neutro Roberts, questo sapete che è un mai più senza, ma da una vita. Ho finito la candela cocco e menta, buona ragazze, però come al solito queste candele qua, una volta aperte, non è che poi profumino tanto, sa più, sa ancora da chiuso, ma una volta accese, insomma. Comunque la confezione in vetro è bellissima, speriamo di non romperla. Ho finito bagno schiuma al cioccolato di Aqualina, ragazze, era il cioccolato scuro, mamma che cosa non è questo bagno schiuma, l'ince è pessimo. Mamma, è come se io mi lavavo, mi lavassi, mi stessi lavando. Ma oddio, buono, buono. Con la Nutella praticamente, ma la profumazione usciva anche dal bagno, cioè ce l'avevo per tutta casa questa profumazione di cioccolato. Buono, adesso ho da provare quello al cioccolato bianco, però è più invernale come profumazione che adesso che c'è caldino. Mamma ragazzi, dovete averla, non si può fare a meno, è una goduria. Deodorante, ho finito di felce azzurra per la casa, buono, questo ce l'avevo in macchina. Il tonico di Balea finalmente l'ho finito, questo qua per acido salicilico e zinco per pelle misto grassa, ragazze, è terribile, cioè mi arrossava la pelle, mi bruciava, puzzava poi anche e faceva schiuma, bocciatissimo. Ho finito il mascara di Maybelline Great Lash, costava poco, l'avevo preso su un notino nel primo lockdown, ma a me non è piaciuto, non vedevo l'ora di finirlo perché... non è che fosse stato il massimo, ecco. Poi ho finito quest'acqua al Moju Moju, boh, acqua di succo di lici con pezzi di cocco. Buonissima, ragazzi. L'ho presa in un negozio qua indiano che cercavo delle cose. Buona, mamma mia, che buona. Ho finito il conditioner con bacche di goji della L'Oreal. Si trova nel Casting Creme Gloss. Buono. Ho finito l'eyeliner Liquid Link di Essence, questo voglio comprarlo perché fa una riga fantastica, dura anche se non è waterproof, dura tantissimo, non sbava e si asciuga subito. Cosa mi è caduto? Poi ho finito lo scrub di Labello con aloe vera, io questo l'ho amato. Vediamo un po' se riuscite a vederlo, eccolo qua. L'ho amato perché scrubbava le labbra ma allo stesso tempo li idratava, quindi fantastico veramente. Ho finito la consolida maggiore crema gel della Just, lasciamo perdere. Sale da bagno di Balea del calendario dell'avvento, senza artene parte, insomma carino da tenere lì. Queste salviette di legami alla vaniglia, piccolissime e lavavano poco, però profumate, carine da tenere in borsa. Ebelin, dischetti di cotone, ottimi. Narciso Rodriguez Forever Flor Musk, mamma ragazzi, cosa non è questo profumo? Sono innamorata di quel profumo lì. Crema mani di Vrochet al cocco, buonissima ragazzi, un po' troppo unticcia, diciamo, ma neanche tanto unticcia perché poi si assorbiva subito e non vi si attaccavano le impronte in giro. Ma secondo me era un po' acquosa, ecco, diciamo così, andava spalmata bene, ma la profumazione era fantastica e comunque idratava. Poi ho finito il 2 in 1 detergente viso di Balea del calendario dell'avvento. Devo dire che mi ha dato soddisfazione perché questi campioncini puzzano, nel senso che come profumazione non sono il massimo, ma come efficacia fanno la loro.
E per finire ho finito la maschera ristrutturante con camomilla, papareale, germe di grande della Schultz. Questa me l'ha presa la mia amica Samantha, che mando un bacio. Capelli secchi e trattati. E ragazzi, la profumazione all'inizio non è il massimo, cioè l'hanno usata così e dite che buono sa da mille. La mettete sui capelli, la lasciate in posa e puzza, però una volta risciacquato i capelli riprofumano come da annusata, ecco, diciamo così. Ma ragazze, veramente, lei me l'ha comprata su Amazon. E lascia veramente i capelli morbidissimi. Questa qua andrò a ricomprarla assolutamente. Gli ingredienti è fatto bene, contiene proprio l'estratto di camomilla, benissimo, proteine, buona, buona, buona. Questa veramente fa quello che dice, quindi è veramente ristrutturante, cura dei capelli chiari, naturali, efficace, sicura e delicata. Grazie all'utilizzo della miglior camomilla, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivati dal petrolio. Buona, 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 buona. Assolutamente da avere. Ragazzi, cosa dite? Sono stata abbastanza veloce stavolta. Tanti prodotti, ma dai, me la sono abbastanza cavata. Vi mando un bacio, fatemi sapere se registro, se sì, non lo so, ho una faccia strana. Ho un faccione. Fatemi sapere, il faccione me lo tengo comunque, però nel senso che dal telefono forse è un po' meno, boh, forse perché sono troppo appiccicato, dovrei andare, ecco, magari dovrei tenerlo un po' più distante, non lo so. Comunque fatemi sapere. Vi mando un bacio.